Andiamo, ragazzacci. Da farvi vedere una cosa. Ragazzacci web, un salutone da un abbraccio e bentornati su World of Final Fantasy. Allora, ce l'avamo lasciati nel precedente episodio dove avevamo sconfitto Ifrit e ho fatto ben poco, a parte andare in giro per questa zona a livellare un pochettino. Non ho fatto grandi cose, ho fatto fare due o tre livellini ai miei personaggi e in più ho imprismato il fluttuocchio, che è un nuovo miraggio che era qui presente nella zona, però ancora non l'avevo preso. E in più ho portato a livello 6 Minifrit, quindi la mia squadra attualmente è composta, per quanto riguarda Rain, con Minifrit e Bronzino, invece per quanto riguarda Lan con Tama e fluttuocchio. Niente di che. Ora, quello che dobbiamo fare è tornare alla città dove eravamo prima. Però prima volevo vedere una cosa. Qui niente di che. Ok, perfetto. Quindi torniamo indietro. Ok, possiamo tornare alla città Borgo Cornelia, dove dovrei dover andare, da quello che ricordo. Quindi vediamo un po' cosa c'è. Il guerriero leggendario, occhio. Attenzione. Andiamo dalla principessa. L'esercito di Bahamut sta arrivando. Cosa? Sono già qui. Cos'è successo nel frattempo? Chi è questo? Corpistolone. Questo è un cannone toso. Cafa, aiuto. Sì. Ah, ok. Stava... sì. Astio, sì. Ok, quindi le forze di Bahamut ci hanno attaccato e Lan ha proposto di fare un attacco preventivo. Ha valutato le forze dei nemici e ha pensato bene che le nostre forze erano all'altezza del, come dire, del nostro nemico. Ora qui però, guardate, cosa ho trovato? Allora, il libro dell'occulto è un testo scritto da Biggs e Weeks. Per chi non li conosce, sono due personaggi molto famosi nel mondo di Final Fantasy. Salve. Are you the keepers from the prophecy? I'm captain of the Cornelian army. Capitano, brigata, esercito Cornelia, all'altezza. Princess Sarah has appointed us as vanguard. Ok, capitano della brigata, salve. Quindi lui coordinerà i loro attacchi difensivi con i nostri. Goblin a noi. E vediamo un po' di butta giusta gentaccia. Vallate dell'avanguardia. Allora, vediamo un po'. Ecco, primo combattimento. What are those? What? Allora, ho impostato la stile attacco classico perché mi ci trovo veramente meglio, cioè non c'è assolutamente paragone con l'altro, molto più veloce e più intuitivo. Si possono imprismare questi? Non credo, Pugno Goblin, beh, sono nemici abbastanza easy da buttare giù, un colpetto e se ne vanno, quindi niente di preoccupante. Ok, quindi proseguiamo, cerchiamo di raggiungere la zona finale senza magari lasciarci indietro niente di... Diario segreto? Estratto 1, che roba è sta qui? Allora, oggetti. Ok, quindi è una pagina di un diario di una bambina e Rain dice che sembra averlo già visto, che sia un pezzo del suo passato, probabile. Quindi vediamo di far fuori sti tre sciamannati che sono arrivati a rompere l'anima in maniera molto veloce e easy e andiamo avanti per non rompere l'anima ai miei alleati, quindi
vedete di morire in maniera molto veloce e tranquilla, senza rompere tanto le scatole. Veloce, ho detto veloce, alla svelta, su, bravo, vai giù, bravissimo, perfetto. Voi, signorotti, ci avete nulla da darmi? Sembrerebbe di no. Lei? Nemmeno. Questo tipo? Zio? Ok, sembra che più avanti ci sia il capo. Sempre i soliti tre sciamannati. Ok, vedi che qualcosa c'era. Scrignetto. Un seme energia. Ah, ok, perfetto. I semi dell'abilità, infatti, avevo letto un qualcosa del genere. Avrei notato che nei miraggi ci sono alcuni spazi vuoti. Ti permettono di personalizzare i tuoi miraggi inserendovi appositi oggetti noti come semi dell'abilità, appunto. Ad esempio, se posizioni un seme crio nel miraggiaio di Minifrit, lo spazio verrà riempito con crio e il tuo focoso miraggio potrà accedere a questa magia di gelo. Interessante. Puoi procurarti semi dell'abilità in diversi modi, ad esempio acquistandoli all'empore del cioccolatte. Gli spazi vuoti sono riutilizzabili, quindi non preoccuparti se cambi idea. Rinunciando al seme che hai già inserito in uno spazio, puoi sostituirlo e personalizzare il tuo miraggio in modo diverso. Buono, buono, cosa simpatica, perché appunto alcuni miraggi hanno degli spazi vuoti e questi spazi possono essere riempiti con diverse abilità. Il discorso principale è che ancora io non so quale sarà la mia squadra definitiva. Oh, questi sono nuovi. Non so se lo posso imprismare, eh? Forse sì. Allora, facciamo una cosa. Vediamo un po' se riusciamo, smontando, a fargli meno danno possibile e quindi riuscire a indebolirli e basta. Ecco, vedi? Perché altrimenti li sciotto. Difesa. In prisma. Vediamo un po' se riusciamo. No! Arca! Imprismazione non è riuscita. Ma io ci riprovo, sa? Dai, su 1, 2, 3, 4. Andata! Ottimo, nuovo miraggio. Che è anche carino questo, tra l'altro. Ora vediamo di stendere definitivamente sto coso e facciamola finita, perché più di uno non lo possiamo prendere. Ho dovuto smontare tutto perché ovviamente la con la pila siamo più forti, invece il personaggio singolo è un po' più debole, quindi riesco ad indebolirli senza, diciamo, ucciderle. Figo. Perché il mio scopo appunto è quello di prenderli tutti prima o poi, se riesco. Qui c'è un po' di gente. Ok, tutto a posto, mia tanto. Andiamo ciccio su. Andiamo un po' di far fuori questi quattro disgraziati. Sì, altruismo. Fili gli schiaffi anche te. È un pirla. Sì, sì, fatti tutte le tue belle. Mancato addirittura. Allora com'è sta storia? Ah, perché mi ha dato il blind. Maledetto il blind. Per forza, non vedo nulla. Posto, caro? Tempismo perfetto. Per forza. La principessa sul campo di battaglia, che ci fa? Allora, dai, su, veloce, c'ho da fare, io posso mia. Sta qui a perdere tempo con voi altri, giù, andiamo. Oi, oi. Ma da te, sti
questi disgraziati devono venire a morire davanti a me. Forza. Qui com'è la faccenda? È bella grossa. Ok, lì c'è il save point, lì è il punto d'arrivo. Ok, quindi ci abbiamo tempo e spazio, diciamo, mettiamola così. Salve, lei c'ha niente da darci? No, è un essere inutile, quindi proseguiamo. Ila, salve! Ma buonasera! Sei un tipo grosso e cattivo, quindi io ti picchio per primo. Perché ci hai rotto le scatole? Ok. Ora lui lo può... credo di poterlo imprismare. Proviamo, però con la pila smontata, perché... non so quanto male li faccio, quindi vorrei evitare di buttarlo giù il prima troppo velocemente. Esatto, appunto. Faccio abbastanza male. Metti in difesa lei. Difesa. In prisma. Ok. Perfetto. E tra l'altro questa qui dovrebbe essere la pre-evoluzione di quel coso che abbiamo trovato alla seconda puntata, il Behemoth. Infatti, se vedete, la seconda evoluzione è il Behemoth, che non abbiamo, però usa il nome predefinito, mi piace, perfetto. Potremmo eventualmente, sì, lo voglio in squadra. Sì, lo voglio in squadra. Al posto di cosa? Leva lei perché è abbastanza inutile. Allora, vi dirò, il Nac Nero mi intriga come miraggio. Io lo cambierei. Ovviamente siamo un pochettino più... è un po' più basso di livello rispetto a Tama, però mi piace. Lo voglio portare su. E ovviamente per portarlo su lo devo avere in squadra per fare una cosa più veloce, perché se lo tengo fuori ovviamente prende sì esperienza, ma ne prende molta meno. Salve, buonasera, a voi tutto a posto qui? Sembrerebbe sì. Allora, su di qua e arriviamo al save point, dove ovviamente ci fermiamo a salvare, perché non si sa mai nella vita. Ovviamente salvando ripristiniamo anche l'HP e tutto il resto. E come sempre tre sciamannati e disgraziati ci vengono a rompere l'anima nel momento meno opportuno, che non hanno nemmeno il tempo di fare pio. Quindi grazie tante della visita, ma anche no. La principessa Kashifa là sotto è contenta. Non mica tanto, sai. Are you all right, Highness? Yes. Oh. Ma quella non si poteva stare a casa sua invece di andare a rompere l'anima lì. No, there's no time. No! Cos'è successo? Oddio! Allora, questo qua è il Cavaliere della Luce, può essere, vorrei dire una cavolata, e credo che sia di Final Fantasy 3, un affare del genere. No, devo controllare tutti i modi. Have the ability to awaken mediums as champions? Ovviamente uno dei poteri dei gemelli, in quanto controllori dei miraggi, è quello di risvegliare i poteri sopiti nei loro alleati. Ovvio. Salve. Con quel sorrisino, quel ghigno nei denti. Vediamo un po' di prenderla a schiaffi bene bene, perché doppio sfascio. Anche un attacco ad area, ottimo. Bene.
Zanna rossa sul comandante Bahamut. Perché hai visto mai che mi posso prismare per coso grosso? Uno ci prova, nel senso. Allora, quindi. Aia. Sofferenza. Che legna che mi ha dato. Allora. Allora, vediamo un po' di rimpilassi tanto per cominciare. Poi se ne riparla. Poi lui sta messo malino, quindi oggetti, pozione. A quanto pare non si può imprismare lui. Non c'è versi. Andato. Bene. E l'armata Goblin si ritira. Goblin, sì. L'armata Goblin si ritira. È un gioco da ragazzi, insomma. Era un miraggio? Salve, buonasera. Lei è? Si presenti, per favore. Cortesemente. Esatto, loro sono qui. Donna imprigionata. How many years have quanti anni sono passati ormai? Un po' difficile dirlo con precisione da qui dentro, però. Time for us has resumed. Tempo per noi ha finalmente ripreso a scorrere. Seguarelis. Yes, what is it? You may begin. I trust you have worked out each detail. Oh, I can assure you every word. Then away with you. Questa è l'armata nemica, sicuramente. We have a prophecy to fulfill. Abbiamo una profezia da far avviare. Il cavaliere piumato. Molto bene, ragazzacci. L'armata nemica è stata respinta. Mentre loro ragionano a diritto, noi ci facciamo l'affaracci nostri. Ovviamente il combattimento non è stato così impegnativo, però ci ha messo alla prova. E più abbiamo, diciamo, conosciuto, diciamo, il lato oscuro del gioco, cioè abbiamo intravisto un qualcosa. Che dire, se vi è piaciuto il video lasciate un like e fatemi sapere la vostra nei commenti, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, da un abbraccio, un saluto e un abbraccio e alla prossima gente, ciao ciao!